Benvenuto alla presentazione del software Ispezione Covid-19, il software per simulare un'ispezione degli organi di controllo per verificare la corretta applicazione delle misure anti-Covid-19. Il software, che gestisce un numero limitato di aziende, si utilizza in questo modo. Il primo step andare a inserire l'anagrafica dell'azienda o dello studio professionale che si vuole andare ad analizzare. In questo caso abbiamo già dei dati inseriti. Una volta inserita l'anagrafica aziendale, si va a realizzare la valutazione di conformità. La valutazione di conformità, anche in questo caso abbiamo già dei dati inseriti, lavora, funziona in questa maniera. Si vanno a selezionare per ogni singolo quesito proposto dal software tre tipologie di risposte: no, non applicabile o sì. Il software lavora su una banca dati di 83 quesiti basati sul protocollo del governo dell'aprile del 2020 e sulla documentazione che gli organi di controllo richiedono quando fanno le ispezioni per verificare l'applicazione delle misure anti-Covid. Quindi, in maniera molto semplice, andiamo a vedere. Quindi, rispondiamo in questo caso alla domanda numero 18. L'azienda utilizza cartellonistica che descriva graficamente per immagine le principali azioni di prevenzione da adottare. Rispondiamo di no. In questo caso, in questa demo, ci fermiamo al 18° quesito. Per l'utilizzo del software occorre andare a rispondere a tutti i quesiti. Quindi, una volta che ho risposto a tutti i quesiti, clicco su Aggiorna e posso accedere a due report. Il primo report è il seguente: esito statistico, un tool molto interessante perché mi consente di verificare per ogni singola azienda quanti sono gli aspetti conformi, non applicabili, sia a livello numerico sia a livello percentuale. E questa è un'informazione già molto interessante. Il secondo report è l'esito analitico. L'esito analitico mi propone per ogni azienda gli aspetti non conformi e le misure correttive da applicare in automatico. Quindi per ogni aspetto non conforme appare il quesito a cui abbiamo risposto no e la misura correttiva da applicare. Ovviamente tutti i report possono essere stampati o esportati in Word. La banca dati quesiti può essere personalizzata. Quindi il prodotto è estremamente flessibile e l'utente lo può appunto personalizzare secondo le proprie esigenze. Il software è disponibile sul sito edirama.org. Per qualsiasi informazione ci puoi contattare via email a info@edirama.org o chiamandolo 051 35 38 38. Grazie per la tua attenzione.